diabetici, raccolta fondi. Scritto un libro. Per la cura del diabete, l'ospedale San Raffaele di Milano. Le piccole problematiche dei diabetici quali sono? Non sono piccole, diciamo, io ho fatto il trapianto, per cui legge per la fecondazione assistita, per la cura delle malattie genetiche, eccetera, è uno degli argomenti in cui i radicali sono stati forse l'unico movimento che si è dato da fare. La libertà di ricerca anche. Libertà di ricerca, fecondazione eterologa e tanti altri temi. Marco, che non come? Ah, grazie, sì. No, senti, dalla a qualcuno perché sennò me lo. Isio! È l'ultimo che mi resta. Lo regalo io se si vede. È l'ultimo che mi resta. Marco, che diciamo agli vicini diabetici su Facebook? Beh, intanto che so benissimo che per esempio ci si occupa, come dicevate, della libertà di ricerca, ma poi nel fondo il diabetico ancora di più, credo, chi sta male, c'è la ricerca della libertà. Cioè che la libertà significa quindi poi anche il resto, la libertà di ricerca. E ho l'impressione che o si comprenda questo, che la libertà di ricerca significa occuparsi della ricerca di libertà, o altrimenti le cose non cambieranno mai. Questo qui, comunque auguri per il lavoro. Grazie. Che fate. Grazie. Speriamo di non andare a farci curare all'estero, insomma, quando l'Italia ha degli occhi. Ci troverete Marco Pannella, che è tesoro politico in Olanda e in Inghilterra. Su Facebook ho visto i video che hai messo, quelli dello spot. Non li ho messi io, quindi non lo so. Tra il primo e il secondo, e tu io ho scelto il secondo. Ah, io ho fatto, sì. Ma infatti ho visto. Io preferivo il secondo. No, tu e ho letto, no, ho ridato già oggi, sì. E domani mattina il secondo. Il secondo sì. Solo che. Sì, ho... No, anche il primo, solo il secondo, no, perché c'era il riferimento ad Emma. Ma per dire, io sì. Ho fatto questa cosa. E poi le ho viste tutte, come sempre, e a questo punto già se ne restavano due. Uno l'abbiamo dato era il primo e due che è il secondo. Ma credo che. Mi pare che l'ho messo, sì. l'ho detto oggi, sì, no? Sì. Che sono passato al secondo. Sì. Ma poi c'è un problema, non solo Marco legalizza, a me quello mi piace, che è una battuta, ma dietro una battuta c'è una storia. Diciamo. Ecco Marco. Tu quando parli subito dopo la fine alle 8 per un'intervistina un po' più complessa, siccome in queste elezioni si parla molto del problema del voto cattolico soprattutto nel Lazio rispetto a Emma Bonino, in questi giorni sono i giorni degli scandali pedofili della Chiesa, tu che cosa ne pensi? No, io penso che mi ha rotto i coglioni questa storia pedofila, nel senso che va affrontata in un modo diverso. Quello che io penso però è che il mondo cattolico e il mondo comunista, come ho già detto, tranne i vertici, sono sempre stati con noi ogni volta che hanno avuto la possibilità, in grande maggioranza, probabilmente anche fra le suore con forte minoranza. Perché per esempio si è aperto il dibattito sul celibato all'interno della Chiesa, sul celibato dei preti, che c'è già chi dice ma il problema, anche se i tempi sono maturi, non è quello, ma è quello di una maturità affettiva, sessuale, eccetera. Insomma, ci si domanda come possa. Non è mai quello, il problema è sempre il benaltrismo però. Perché i problemi anche se prenderli da dove viene, da dove è possibile coglierli, poi tiri fuori il resto. Comunque insisto nel dire, Don Verzè, il professor Verzè, nel suo libro, che solo quelli di Radio Radicale sanno che c'è stato, perché è stato silenziato, lui si augurava cosa voleva dal prossimo Papa, non era Giovanni Paolo II, fra le altre cose metteva tutto
anche Monsignor Verzè, anche il fatto del celibato ed altro. Il mondo cattolico, se esiste ed esiste, è intanto un mondo che non vuole essere regimentato a livello partitico. E questa ospitalità ci fu rifiutata. Ha un problema. Quindi con delle sue specificità di fede e di problematiche interne. Sì, ma di fede la sono loro. Sì, ma capito, come anche tutt'altra componente cristiana. La fede è un problema di coscienza e antropomorfizzare sempre di più. È Dio, c'è la barba, non ce l'ha il figlio, il padre, la madre, la nonna. Credo che abbia poco a che vedere con la fede. Invece è il dubbio che diciamo tra Emma Bonino e ma io ho l'impressione che il credente in quanto tale non vota a seconda che l'una o l'altra è più o meno cattolica. I criteri sono altri. Adesso cosa succederà? Oggi invece giorni in più se verranno accordati a sgarbi, non è un po' la sanzione del fatto che si applicano due pesi e due misure alla legalità, rispetto del diritto. È una riforma stessa del centro-sinistra. Sì, noi siamo non è convinti due che pesi, possiamo magari portare in questa regione un contributo mille pesi e mille misure per fare della regione una la bilancia è truccata dove tutto questo sia non solo trasparente ma per i radicali sono un disastro ma in cui siano al centro i cittadini, siano al centro la loro possibilità di anche con le referendum di lotta di ma sai disastro facilmente e attorno e non nascosti non credo che sia come accade ormai se non la, si dovesse fare se non c'è consentire ai cittadini fare, che cosa dalla succederà? Salute dai problemi della sanità all'ambiente alla gestione no del ma non avete mai che cosa di dire la loro di fornire loro che cosa dobbiamo farci alle istituzioni e di soprattutto di poter legiferare per quello che farà è una cosa esporremo è una cosa dei punti che sono beh allora bisognerà saranno cazzi di Emma avere a che fare da quella nuova postazione sarà difficile reggere il candidato dell'Istino anche del presidente cioè sarà quasi più difficile se si vince che non lista, se si dovesse assolutamente ho sempre detto se uno perde può andarsene subito in vacanza tempo, se uno vince no anche perché ha svelato tanti baratti che ci sono stati in questi anni in Italia da quelli sulla casa d'immigrazione da quelli sul mondo delle come c'è qualcos'altro che bisognava chiedere e soprattutto animato anche tante oggi, battaglie marzo, la libertà religiosa abbiamo dimenticato e trascurato la parola Michele dire, no, io credo che ce ne sono almeno un centinaio di cose di cui dobbiamo parlare mi sono rassegnato, certo grazie Mario, cari compagni e cari compagni